La città metropolitana sta per varare il piano strategico metropolitano, che prevede investimenti anche considerevoli nei comuni. Qual è la sua opinione a proposito di questo progetto? Certamente è una grande opportunità sia per il territorio, che finalmente ha la possibilità di esprimere dei direttrici di sviluppo che molto spesso per mancanza di fondi negli enti locali non riusciamo a mettere in campo, ma anche un modo nuovo, efficace e positivo per dimostrare alla gente che le istituzioni collaborano, sono vicine e sono pronte ad aiutare le esigenze dei cittadini. Chiaramente questa è un'opportunità ma anche una sfida per chi è classe dirigente, per fare in modo che queste quantità di risorse siano utilizzate nel senso di quello di cui veramente la gente ha bisogno, e queste sono cose su cui congiuntamente, fianco a fianco, le varie istituzioni stanno lavorando per mettere in campo sia in maniera vincente queste risorse, ma anche fare in modo che vengano spese nel modo in cui la gente si aspetta. Il Comune ha già qualche progetto da sottoporre al finanziamento? Sì, noi abbiamo un parco progetto abbastanza articolato che abbiamo, come si dice, nel nostro cassetto. Le direttrici su cui andremo a muoverci nel caso specifico sono quelle dello sport, degli impianti sportivi, che sono sia motivi di aggregazione sociale, che tanto importanti nei nostri comuni, temi di prevenzione, perché chiaramente aggregando puoi prevenire e poi sviluppare la cultura della legalità, ma anche di attrazione sociale, economica, perché chiaramente nei comuni come il mio, ad esempio, che è piccolo, diventare centro servizi in cui c'è una struttura di eccellenza per gli altri comuni è un fattore che sicuramente può essere un fattore critico di successo per il nostro territorio. In questo quadro prevede una collaborazione con altri enti locali contigui al suo comune? Guardi, di fatto noi quotidianamente collaboriamo con gli altri enti. Noi veniamo da Nolano, che è un territorio in cui i comuni sono abbastanza interconnessi uno all'altro. Istituzionalmente, a livello di finanziamento, credo che l'azione venga svolta esclusivamente da città metropolitana insieme al comune di Liveri, ma chiaramente queste strutture sono pensate e verranno rivolte a tutti i cittadini dell'area, che potranno usufruire di quello che abbiamo costruito insieme a città metropolitana a livello paritetico rispetto chiaramente ai cittadini di Liveri. Chiaramente ogni comune deve avere una propria visione, ma mettere a fattor comune con gli altri per sviluppare una dimensione critica che porti finalmente allo sviluppo non del singolo comune, ma dell'intero territorio. Guardi, soprattutto nel caso dei comuni piccoli, questa forma di unione, che è un'unione politica sinergica ma sociale, può essere veramente un fattore competitivo di successo che noi metteremo in campo con grande forza.